Abbiamo cominciato con Daladri, la febbre, sempre qui vincemmo anche un altro nastro d'argento per l'Arlanzasca di Michele Placido. Poi ho fatto da solo una colonna sonora per un film, un'opera prima di Daniele Gangemi, si chiamava Blue Cobalt, che tra l'altro mi ha ispirato per un'altra canzone per Inegramato. Questa è la prima vera esperienza da colonna sonora integrale fatta da me, questo sì, sicuramente. Giovanni è sempre scommesso con me, come successe anche per, tra l'altro, Italians, dove Giovanni chiese a noi di fare la versione negramarizzata di Meraviglioso di Modugno. E anche in quel caso l'approccio è stato lo stesso, cioè Giovanni mi pone davanti a una sfida, alla quale rispondo subito no, ma lui ha detto sì. Come in questo caso, eravamo in radio e lui mi ha chiesto di fare la colonna sonora tra uno spot e l'altro prima di andare in onda, e quando siamo andati in onda lui aveva capito che io non avrei potuto farla per i tempi, eravamo in tour con i Negramaro e non riuscivo proprio con i tempi a scrivere integralmente una colonna sonora. Lui mi ha detto sì, ti capisco, hai ragione, in onda ha detto Giuliano San Giorgi farà le colonne sonore. Come Meraviglioso avevo detto no, ti prego, non voglio sfiorare uno come Modugno perché è intoccabile. No, ce la fai Maremma, me l'ha fatto fare. Il ricatto con me funziona sempre, è una sfida. È stato molto bello perché comunque ho scritto, non potendo farlo a posteriori sulle immagini, ho dovuto scrivere sulla sceneggiatura, quindi sulla parte più bella per me del cinema, che è la scrittura. E ho scritto e ho realizzato dei demo che ho dato mentre ero in tour con i Negramaro, e ho dato questi brani a Giovanni. Pensavo li avrebbe cestinati in qualche modo perché erano delle brutte copie, invece quelle brutte copie poi sono diventate belle perché era perfettamente in sintonia con quello che voleva lui del film. Tra l'altro, quando mi ha chiesto il film e mi ha detto che si sarebbe girato a Cuba, io ho detto ma che c'entro io? La musica dei Caraibi, no? Non sarei stato mai in grado di avvicinarmi a quel tipo di musica, glielo dissi. E lui mi disse, non mi interessa quel tipo di musica, mi interessa sapere come tu senti il film. E quindi questa armonia, passatemi il termine, questa armonia è stata perfetta, perché poi comunque quello che ho scritto, poi io ho realizzato delle belle copie, sono stato felice anche di aver preso io dei giovani musicisti che rappresentano un po' il film. Lo dico adesso, ad esempio, a parte Negramaro, che di cui abbiamo scelto proprio Lo sai da qui come ultimo brano, ma poi ho chiamato dei jazzisti come Raffaele Casarano dal Salento, ho chiamato un altro mio amico per un brano che è quello che appunto l'opera di Pavarotti, cantata da Salvatore Cordella, che è un ragazzo che in realtà fa musica lirica in tutto il mondo, però sta ancora nella parte della crescita, dello sviluppo, dell'evoluzione sua artistica. Quindi sono stato felice anche di aver guardato ad altre realtà per comporre poi alla fine questa colonna sonora, che comunque ha guardato sempre a dare una descrizione degli stati d'animo più che della situazione, della storia del film. Mi piaceva trattare questo tema generazionale con temi musicali che fossero quantomeno fuori moda o comunque non ammiccassero le mode, per cui ho usato molto l'orchestra con temi scritti apposta per il film. Quindi è stato bello trovarsi in perfetta armonia e in sintonia senza aver visto il film, avendo letto solo quello che Giovanni e gli sceneggiatori hanno scritto.